Sì, diciamo, si fa inaugurare la sede dell'ITV a Palagianello. Noi questa sera vogliamo fare delle domande un po', diciamo, piccanti, visto che la nostra associazione Cittadinanza Attiva si ispira alla legge dell'Ortica. Io stasera la prima domanda che vorrei fare è se lei è passato con i comunisti italiani o se i comunisti italiani di Palagianello sono passati nell'ITV. Perché ci sono tutti i tesserati dei comunisti italiani di Palagianello, questa sera li vedo tutti inaugurare l'Italia dei Valori. Noi dobbiamo costruire un progetto di centro-sinistra in cui ci saranno anche quelle con le storie di comunisti italiani. L'Italia dei Valori, chi aderisce all'Italia dei Valori, viene sempre da qualche altra storia, perché è un partito che ha appena 10 anni, quindi chi aderisce a noi o viene dai comunisti o viene addirittura dalle storie di destra, ma ci ritroviamo tutti con un unico obiettivo, l'obiettivo di difendere i cittadini. Questo è il nostro obiettivo, chiunque entri, se ovviamente questo obiettivo non viene rispettato, come in tutti i corpi sani, chi non rispetta questo viene espulso naturalmente, se è un corpo estraneo. Se al cittadino venga il dubbio che nell'Italia dei Valori si entra perché ci sono delle poltrone libere e si vanno a occupare delle poltrone, perché la domanda è questa: stasera si va a inaugurare con un candidato che dovrebbe essere Tommaso Colaninno, ex segretario provinciale dei comunisti italiani, ex assessore con i comunisti italiani. Io ho letto lo statuto dell'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori abbraccia l'idea liberale e quindi il capitalismo. Tommaso Colaninno era candidato 6 mesi fa con una lista comunista anticapitalista. Io ho sentito anche Di Pietro dire che dobbiamo cancellare i comunisti dall'Italia, quindi è un po' un controsenso questo. No, noi, non mi sembra che Di Pietro abbia mai detto che voglia cancellare i comunisti dall'Italia, se De Magistris invece continua a dire che dobbiamo costruire con la sinistra in questo paese un'alternativa al berlusconismo e a Berlusconi. Quindi io credo che non è una questione ideologica tra capitalismo e anticapitalismo, persino nella sinistra, nella stessa sinistra di Vendola ormai non c'è più l'anticapitalismo. Dobbiamo mettere al centro il rispetto delle regole, il rispetto delle regole, il rispetto della legge, che viene prima dell'anticapitalismo o prima del mercato. Anche un mercato libero con le regole rispettate forse mette al centro il cittadino più la persona più di un'idea anticapitalista. Noi siamo d'accordo, l'unica cosa è che vediamo un controsenso, perché chi si dice comunista anticapitalista non è liberale. Le poltrone, perché questa è la prima domanda che tu mi hai posto, le poltrone, l'Italia dei Valori forse è il partito con meno poltrone possibile, tanto che siamo stati in questo partito e ci è stato chiesto di entrare in giunta regionale e non siamo entrati, non volevamo le poltrone, quindi chi viene con noi sa che non prende sedie, anzi prende sedie dure, sedie difficili con le ortiche. Allora si dovrà conquistarselo, ognuno di noi si dovrà conquistare lo spazio parlando con i cittadini e chiedendo il consenso ai cittadini. Poi i cittadini sono liberi di scegliere se questa proposta piace o non piace. C'è una competizione elettorale, uno chiede ai cittadini il consenso. Io credo che oggi i cittadini italiani sono anche più liberi dai condizionamenti e possono dire che queste persone non ci piacciono e queste sì. Nelle liste, lo dico ai cittadini, bisogna sempre guardare nome, cognome e storia e poi mettere la croce sulla persona che più si avvicina ai propri valori e ai propri ideali. Ma ci sono anche altri candidati, non so se sarà candidato Olivieri di Bari, che sappiamo che viene dal partito di Forza Italia, quindi dal berlusconismo all'antiberlusconismo. Tutto questo trasformismo spaventa un po' la moralità dei cittadini per bene che votano l'ITV. Noi abbiamo, i cittadini non si devono spaventare, forse è spaventato tu, ma i cittadini, l'Italia dei Valori nella scelta dei candidati mette un elemento chiaro che credo nessun partito fa: non ci sono condannati candidati in via definitiva e non daremo posti di governo a chi ha ricevuto un rinvio a giudizio per reati gravi. Credo che questo sia un elemento di selezione della classe dirigente che sta prima poi di dire Olivieri piuttosto che Colaninno, piuttosto che qualche altro troveremo all'interno della lista. Io dico, se ci sono cittadini per bene migliori di Olivieri, anche come te, e ti metti nella lista e nello spazio che c'è a disposizione,
chiedi il consenso ai cittadini, fatti votare, prendi più voti anche di Olivieri e probabilmente vai in consiglio regionale, ma questo lo puoi fare solo con un partito che si chiama Italia dei Valori, non credo che altri partiti facciano questo. Io l'ho fatto, ho preso già più voti di Tommaso Covanino, lui ne ha presi 71 da assessore provinciale, io da Bracciante ho preso 127. E quindi questo, credo che al primo posto ci deve essere la credibilità e non il riciclaggio. Perché io credo nella meritocrazia. Io credo nel riciclaggio dei rifiuti e nel loro recupero. Lo spero. Quindi, che possono essere utili al nostro paese. Comunque faccio tanti auguri e cerchiamo di vincere uniti questa campagna elettorale. Ora dobbiamo portare il presidente Vendola fino in fondo, farlo eleggere presidente di questa regione, ma tu sai come la pensiamo. Ed evitare di fare gli errori passati. Bravo, noi saremo, ecco, su questo siamo assolutamente d'accordo, perché noi saremo la garanzia di controllo del presidente Vendola e gli chiederemo, uno, di non mettere più un assessore in conflitto di interessi sulla sanità, due, di gestire la questione dei rifiuti e dell'ambiente nel rispetto della salute dei cittadini e del territorio. Non permetteremo più autorizzazioni per centrale a biomassa. Ok, ti ringrazio.